ci troviamo sulla tribuna dello stadio comunale proprio di Ortona, dove è l'intervallo della partita Miglianico Calcio capolista contro l'Ortona. Il risultato è di 0-0. Guido Tinari, cosa succede nella società del Miglianico Lanciano? Che crisi è? Ma conoscendo il presidente da anni, praticamente questo, diciamo, disguiglio fra i giocatori e la società lo crea sempre, quindi si doveva arrivare a questo punto di esonerarlo o approntare dei soldi per pagare i giocatori da tanto tempo. Ma questa è un'abitudine che c'ha proprio il presidente Valeriano Palombaro, quindi oramai lo conoscono tutti, quindi mi auguro che continuino a fare un bel campionato, perché la squadra c'è, si vede, quindi bravi giocatori, ma se non cambia un po' la parte del presidente non posso dire altro. In piazza a Miglianico cosa dicono i tifosi? Ma i tifosi non dicono nulla, perché oramai il Miglianico si è disgustato questa situazione dell'esempio di questo personaggio, quindi lascia scorrere, in poche parole, oramai è tutto abbandonato la situazione. Secondo lei il Miglianico Lanciano riuscirà a terminare questo campionato da capolista? Ma riuscirà? È una bella domanda. Penso di sì, se subentrano altre persone al posto del presidente e magari rimettono a pari la situazione con i giocatori, con la società, con le direttive, con tutto quello che c'è pendente. Quindi io penso che porteranno a termine se c'è questo cambiamento. Come finirà questa partita Ortona Miglianico Lanciano? E questo, vedendo il gioco, sono due squadre che se la stanno battendo tutto, quindi tutte e due. Risultato aperto? Risultato, un pareggio è giusto, insomma, ecco. Entrambe le parti, per me un punto in punto sarebbe giusto, insomma. Grazie e buon secondo tempo anche a lei. Anche a lei buon secondo tempo e buon proseguimento. Giordano Di Pasquale, autore del gol vittoria dell'Ortona, ce lo può raccontare? Beh, è stato un rimpallo e diciamo che sono stato anche un po' fortunato, ho cercato di fare il massimo per segnare e portare questi tre punti che sono veramente d'oro, quindi sono contento più che per me per la squadra, giuro. Una bella partita tirata fino alla fine tra due squadre molto molto competitive. Vero, vero, molto competitive. Miglianico Lanciano prima in classifica, grandissima squadra, e credo che noi siamo stati aiutati dal nostro pubblico e davvero ci abbiamo messo quello che serviva e che serve da adesso fino alla fine. Cosa è successo all'Ortona nelle ultime settimane? Si è trasformata nel gioco e soprattutto nei risultati, Giordano? Sì, sì, è vero, parer mio anche il girone di andata avevamo questo tipo di gioco, avevamo sempre questa, diciamo, fermezza nel lottare sempre, i risultati non arrivavano, credo che quello che sta cambiando è che stiamo portando i punti a casa. A questo punto l'Ortona può sperare anche nei playoff. Sì, sì, però noi pensiamo partita dopo partita, non vogliamo pensare playoff, perlomeno io, e pensiamo alla prossima che sarà contro l'Altino. Buon lavoro. Grazie mille. Roberto Contini, allenatore della capolista Miglianico Lanciano. Una sconfitta che non ci voleva oggi ad Ortona. No, perdere fa sempre male. Dispiace perché questa settimana si è parlato tutto tranne che di calcio. Adesso sembra che potremmo ricontinuare a parlare solo di calcio, quindi testa a martedì per allenarci e preparare questo rush finale dove ci attendono sei finali. Secondo lei cosa succederà la settimana prossima in seno alla società del Miglianico Lanciano? Niente, ci hanno rassicurato sulla situazione che è cambiata. Quindi adesso noi possiamo solo pensare esclusivamente al campo, allenandoci, tornando ad allenarci in maniera continua e tornare a fare quello che facevamo prima di tutto questo, tra virgolette, questo casino. Lei a metà anni 90 ha giocato con l'Ortona in Serie D.
bei tempi, bei ricordi. Sì, vabbè, io ho bellissimi ricordi, ho fatto due anni, sono passato due anni qui a Ortona, uno di eccellenza e uno di Serie D, dove da giocatore mi sono tolto le mie soddisfazioni. Tornare qui è sempre un piacere, poi abito qui vicino e rivedo sempre tantissimi amici. 3.000 persone a Tricase aspettavano la promozione in Serie C. Contini ha giocato come non mai come difensore centrale, una novità rispetto a tutte le altre partite. L'allenatore De Montoprosperi ha inventato questa soluzione per bloccare il centravanti avversario. Sì, me la ricordo ancora. E andammo a giocare a Tricase, dove era l'ultima giornata di campionato, anzi la penultima, perché poi l'ultima giocavamo in casa col Fasano. E però se non facciamo risultati o molto probabilmente si retrocedeva. Invece siamo andati là, come detto bene, Prosperi si è inventato marcatore su Mitri, che era un giocatore di altre categorie. Mi ricordo che è andata bene, facemmo 1-1, portammo un punto a casa e poi con la vittoria della domenica dopo ci salvammo. Lei non ha fatto toccare palla al centravanti avversario Mitri, che era il capocannoniere del girone. Te le ricordi meglio tu le cose che io sono contento, adesso sono focalizzato comunque a quello che succede adesso qui a Lanciano, dove ci dobbiamo solo tornare ad allenare e abbiamo un obiettivo solo, che è quello di arrivare primi, e quello vogliamo fare. Roberto Contini, professionista da giocatore, professionista da allenatore, sempre sul pezzo, gentile, educato. Ti ringrazio, questo mi fa piacere, detto da altre persone, evidentemente nonostante che sono passati 20 anni e più, ho lasciato un buon ricordo come persona, oltre che come giocatore, che questa è la cosa più importante. Buon lavoro a Roberto Contini. Grazie e buon lavoro a voi. Samuele Manzoni, allenatore in seconda dell'Ortona. Lei ha sofferto in panchina oggi. Sì, è stata una sofferenza, una gara tirata fino all'ultimo, è una prova di carattere dei ragazzi che hanno dato, diciamo che hanno messo più di quello che avevano in campo, soprattutto i subentrati, devo fare un plauso a loro che hanno dato la svolta a livello fisico alla partita, quindi ci hanno tenuto in gara, la partita è stata sbloccata per fortuna. Partita difficile perché sapevamo di incontrare una quasi corazzata e abbiamo fatto un gran risultato oggi, merito a tutti i ragazzi che oggi hanno giocato. Negli ultimi tempi l'Ortona gioca anche bene. Sì, no, noi cerchiamo di esprimere sempre il nostro gioco e di avere un'identità. Poi delle volte ci riesce, delle volte un po' meno, però oggi devo dire che abbiamo giocato bene, così come le ultime partite, ma anche il giorno d'andata dove i risultati non ci sono stati, però le prestazioni c'erano e ci sono sempre state, a mio parere. E niente, speriamo di continuare così a livello di risultati. Lei lavora con i giovani, ci sono i giovani validi nell'Ortona Calcio? Sì, ci sono e sono bravi, sono mentalizzati, chi un po' di più, chi un po' di meno, devono imparare a sacrificarsi un po' di più sicuramente, devono imparare a fare, diciamo, tra virgolette, un po' di gavetta in più. Però sì, ci sono e se battono il ferro adesso che sono giovani sicuramente si toglieranno le loro soddisfazioni. Presidente Rocco Iorisci, finalmente si sorride a fine partita. Sì, vabbè, una grande vittoria, bella vittoria contro la capolista, quindi diciamo che per noi è importante, al di là del fatto che si chiami Lanciano, è importante che i 3 punti comunque che ci permettono di stare in una posizione più tranquilla di classifica. L'Ortona Calcio ha lottato anche nei tempi bui, quanti risultati non arrivavano, l'Ortona dava sempre tutto in campo. Sì, ma noi in realtà noi il gioco l'abbiamo sempre espresso, finalizzavamo poco, però alla fine il gioco c'era e quindi siamo stati convinti di andare avanti su questo progetto, in questo progetto, e adesso stiamo raccogliendo qualche frutto. Il campionato non ancora è finito e penso che qualche soddisfazione ce la possiamo ancora togliere. Che prevede per il futuro dell'Ortona? Speriamo, prevedo positività, perché sono sempre positivo e conosco la squadra, conosco la mentalità, conosco come si allenano i ragazzi, quindi posso stare solo che diciamo fiducioso e ottimista. E chiaramente dobbiamo mantenere questo atteggiamento per raccogliere i frutti che stiamo raccogliendo le ultime partite, e se manteniamo questo trend, questo atteggiamento, sicuramente avremo da toglierci anche noi le nostre soddisfazioni. Facciamo una domanda un po' particolare.
che rapporti ha lei con il mister Roberto Colussi? Durante la settimana è un rapporto stretto, molto stretto, è un rapporto di confronto costante, è un rapporto chiaramente di fiducia reciproca, è un allenatore di spessore secondo me per la categoria, quindi posso solo imparare da lui e ci confrontiamo, lui mi tratta bene tra virgolette, quindi sono contento di stare con lui e anzi sono, diciamo, come si dice, orgoglioso e fiero, ecco. Presidente Rocco Iorisci, adesso sotto sotto spera nei playoff. No, sotto sotto, sopra sopra, no, lascio perdere queste cose, cioè io adesso viviamo alla settimana, ci prendiamo i punti che riusciamo a fare e andiamo così tranquillamente alla fine della stagione, non penso a niente io, penso settimana per settimana. È felice comunque. Beh, vabbè, dopo una vittoria del genere sono felice, certo, perché comunque abbiamo vinto contro una signora squadra, però sempre 3 punti sono, quindi va bene la prestazione, va bene il risultato, andiamo avanti. 6 partite al termine del campionato, l'Ortona può partecipare, diciamo, alla volata? No, noi non dobbiamo fare nessuna volata, noi dobbiamo mantenere la categoria, perché ti ricordo che 3-4 domeniche fa stavamo in piena zona playout, quindi noi dobbiamo mantenere semplicemente la categoria e andiamo per la nostra strada. Roberto Colussi, allenatore dell'Ortona, prima abbiamo parlato col suo secondo, ha parlato molto male di lei. No, non credo, perché altrimenti lo calcio subito. No, battuta a parte, oggi vittoria importante, vittoria che ci dà morale per proseguire su quello che stiamo facendo, pensando che non abbiamo fatto ancora niente, archiviando da martedì questa partita perché ci aspetta una battaglia al Tino e quindi dobbiamo già da martedì lavorare sodo. Nel primo tempo l'Ortona ha ceduto un po' all'avversario il contropiede, 2-3 volte la capolista è stata in condizione di fare gol, poi nella ripresa lei ha messo a posto anche questo problema alla squadra. Quello che sbagliavamo il primo tempo, facevamo secondo me una buona fase di non possesso, poi quando rientravamo in possesso palla eravamo troppo precipitosi, volevamo subito fare la giocata, avevamo sfogo soprattutto sui terzini e abbiamo fatto poco giro palla e già sulla giocata su Donatelli o Finizio volevamo già andare in avanti, invece dovevamo avere un po' più di pazienza a recuperare con il pallone, quello che ho detto a fine primo tempo. Il secondo tempo l'abbiamo fatto meglio, siamo andati in vantaggio, poi è chiaro che la caratura tecnica dell'avversario è notevole, è una squadra che non c'entra niente con la categoria, ci siamo un po' dopo il gol abbassati, difesi, però ci sta, perché ripeto, sono gli ultimi 20 minuti, devi portare a casa il risultato, potevamo fare anche il 2-0 in ripartenza e credo che i cambi hanno fatto di nuovo la differenza, quello che sto dicendo a questi ragazzi, nell'arco del campionato tutto il gruppo serve, chi gioca, chi non gioca, e tutti alla fine hanno le possibilità e chi entra può fare la differenza come è successo oggi. Si dice il lavoro di equipe, tutti sono utili, nessuno è indispensabile, però l'Ortona dopo il vantaggio ha acquisito un'altra mentalità, ha saputo controllare le scorribande della capolista, si è difesa bene e addirittura, come ha accennato lei, in 2 occasioni ha mancato il 3° gol e il 2° gol. Sì, dopo il gol abbiamo rischiato, ci siamo messi 4-2, praticamente 2 linee belle strette a 4, abbiamo rischiato poco, potevamo fare anche il raddoppio. Ripeto, non è stata una partita facile, anche perché fino a stamattina non sapevamo se giocavamo, se non giocavamo, per cui temevo magari un rilassamento mentale da parte dei ragazzi, invece sono stati sul pezzo, questa vittoria è tutta loro. Buon lavoro. Grazie mille. Tonino Dorazio, direttore sportivo dell'Ortona Calcio. L'Ortona adesso sta facendo veramente sul serio. Sì, vabbè, anche prima faceva sul serio. Diciamo che adesso abbiamo trovato la quadra con i giocatori che sono usciti e qualcuno che sono entrati. 3 vittorie di fila fa morale, soprattutto per crescere l'autostima. Perché non otteneva i risultati che meritava l'Ortona Calcio? Perché mancava qualcosa davanti. Dopo, nel momento in cui abbiamo preso adesso Ruiz la punta, si è importunato Tarquini, che erano una coppia d'attacco che in base ai loro ruoli si coniugavano abbastanza bene. Però adesso abbiamo fuori sia Tarquini e speriamo che non è nulla di grave oggi che si è fatto male Ruiz. Sarà ancora complicato quindi fare una formazione
votato un po' all'attacco nella prossima settimana per l'allenatore Roberto Colussi. Sì, sì, sarà complicato, l'unica cosa è che oramai siamo abituati a queste defaianze, quindi siamo vaccinati. Sì, partite al termine del campionato, come la mettiamo? No, io l'ho detto anche alla squadra, noi dobbiamo vivere la giornata, oggi avevamo questo scontro con la capolista, quindi che merita tutto rispetto, siamo riusciti a fare i 3 punti, adesso pensiamo alla prossima. Nel primo tempo l'Ortona ha avuto 2 occasionissime per fare gol, non ci è riuscito, però al 35esimo della ripresa Giordano ha sbloccato tutto. Sì, se andiamo a vedere, Di Pasquale ha fatto veramente un bel gol e come occasioni le abbiamo avuto penso più noi che il Lanciano. Quando si vince, si dice, si acquisisce anche la mentalità che fa crescere la squadra e soprattutto dà fiducia a tutto l'ambiente. Sì, l'ho detto poco fa, queste 3 vittorie deve portare consapevolezza e quindi dare questo morale che siamo stati sempre un po' titubanti e iniziamo a capire che non siamo secondi a nessuno. Tonino D'Orazio, Tommaso Tucci, Edoardo Di Piero per Punto Ortona.